termina 0-0 una partita in cui nel primo tempo, forse l'ultimo quarto del primo tempo, avete rischiato qualcosina, nel secondo tempo invece avete fatto bene, ci avete creduto fino alla fine, però il gol non è arrivato, andate a casa comunque con un punto che, visti anche gli altri risultati, forse vi allontana dalla zona playoff. Guarda, siamo venuti qua per cercare di vincere la partita e il primo tempo, come hai detto tu, sono d'accordo, siamo l'ultimo quarto d'ora, eravamo un po' in difficoltà, ma oggi la partita è stata condizionata molto dal vento. Il secondo tempo, col vento a favore, abbiamo cercato di spingere di più, purtroppo in qualche occasione potevamo fare meglio, specie quella punizione dal limite, potevamo fare molto meglio, però alla fine questo è un risultato giusto. Mister, termina 0-0 questa partita, come dicevamo anche con il direttore, primo tempo meglio il Bocale, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora avete sofferto un pochino, poi nel secondo tempo avete creato, ci avete creduto fino alla fine, però il gol non è arrivato. Cos'è mancato per poter fare bottino pieno quest'oggi? Sì, hai fatto una giusta analisi. Primo tempo, diciamo che il Sambiase non è sceso per nulla in campo, abbiamo sofferto un po' di più gli ultimi 15 minuti, ma comunque nei primi 30 non è che avevamo fatto chissà cosa. Merito comunque al Bocale, che ci ha, con la sua aggressività, con la sua attenzione tattica, ci ha messo in difficoltà, senza magari creare tanto sotto porta, però comunque è stata sempre lì sul pezzo. Il secondo tempo diciamo è stata una tutt'altra partita, siamo stati vicini a fare gol, però purtroppo non siamo stati bravi. Speravamo nella punizione al limite calciata da Umba, che però purtroppo il calciatore l'ha tirata fuori, quindi ci prendiamo questo punto così. Mister, si potrebbe dire questo giunto tempo per parte, forse il pareggio giusto, anche se il loro portiere, soprattutto nel primo tempo, è dovuto intervenire più volte. Parisi nei 90 minuti è stato un po' a guardare, ha dovuto fare ben poco, andando a contare le occasioni da gol, forse Bocale meriterebbe qualcosa in più, però alla fine un tempo per parte si può dire. Sì, guarda, io veramente non sono tanto d'accordo sulla tua disamina, perché il primo tempo noi abbiamo avuto 4-5 rite di palle gol, abbiamo giocato dentro la loro metà campo con delle giocate ottime, di filo non l'abbiamo fatto respirare. Noi venivamo da un periodiaccio a livello di squalifica, a livello di infortuni, hai visto oggi hanno giocato Claudio Vicanti, sia Cormace, poi mi ha chiesto il cambio, sia Brancati. Arrivano adesso tre partite di fuoco contro Sersale, San Luca e Reggio Mediterranea, sarà un febbraio davvero decisivo da questo punto di vista? Sì, perché il Sersale è una trita sassi, lo sanno tutti, è una squadra incredibile, oggi ha perso, mi dicono, l'ultimo minuto alla Lamezia, ma perdere alla Lamezia ci può stare. Non so come è stato lo svolgimento della gara, ma il Sersale è una grandissima squadra con un grande allenatore, con dei grandi calciatori, quindi è difficile. Poi manco a dirle, viene il San Luca, che secondo me con la vittoria di oggi, con la contemporanea sconfitta della Lamezia, ha messo la pietra tombale su questo campionato, più 5, quindi secondo me è finita qua.